Pronti via il gol sul finire del primo tempo, l'assist splendido per Cuppone, finire sul finire della partita l'assist altrettanto splendido per Crecco. Te lo prendi otto in pagella? Sì, no, sono contento, le pagelle le fate voi. Quindi, anticipo, dai, otto. Va bene, grazie. L'importante è questo, che quando uno fa bene e fa i gol e gli assist viene visto, ma penso che anche altre partite ho fatto bene, magari chi è un buon intenditore di calcio lo vede, chi no è un po' più criticone, però fa parte del gioco e oggi sono contento perché ho fatto gol, ho fatto fare due gol ai miei compagni, anche a Luca Crecco che è rientrato da poco e niente, sono felice, felicissimo che abbiamo vinto di nuovo fuori casa e come ho detto scorsa settimana a te non mi è mai capitato di fare così tanti assist, però l'importante è che vince Pescara, poi segna Lescano, segna Cuppone, Crecco, è uguale, l'importante è che andiamo avanti e poi penso che facendo del bene prendi del bene, quindi ho fatto gol, ho fatto assist, tutto ruota bene. Allora, andiamo a raccontare gli episodi decisivi di questa sera. Da una mischia, Crai ha lottato su quel pallone per 30 secondi almeno, poi ti sei trovato proprio il pallone sul destro. Sì, lui è stato molto bravo lì a combattere il pallone, poi diciamo che mi è arrivata finalmente la pallina di rigore, che nelle ultime partite purtroppo non ho avuto occasioni, quindi quando uno ha 3-4 palle gol e ne fa uno, è bravo, purtroppo a me non me ne capitano, oggi mi è capitata una e l'ho valorizzata, e quindi sono contento perché abbiamo aperto le marcature in un campo secondo me difficilissimo, io sono stato qui e so quanto è difficile venire a vincere qui. Però a differenza di Cuppone è risultato? Sì, io ho fatto una breve parentesi, adesso io ho rispetto per la piazza, ma io sono un giocatore del Pescara, i miei tifosi erano qua oggi, è giusto che ho esultato perché non sono un giocatore ipocrita, neanche un po' tra virgolette lecchino come dice nel calcio, quindi io dove gioco do il massimo, io rispetto per le altre piazze, ma io sono così, sono uno vero, quindi oggi ho esultato perché mi sentivo così. Raccontaci due assist e ti salutiamo. Sì, il primo mi sono allargato su una palla che ha rubato Jacopo De Sogus e ho messo davanti al portiere Gigi Cuppone che è molto, molto veloce, quindi so che l'avrei trovato lì e l'ultimo gol avevamo secondo me sprecato qualche contropiede e soprattutto negli ultimi minuti e ho dato la palla a Luca Crecco e non so dove ho trovato le forze per andare in sovrapposizione e poi metterla addirittura col sinistro, ecco, anche a porta vuota e sono contentissimo di aver fatto questo assist anche per lui che è un bravissimo ragazzo e io l'ho visto da luglio quanto si è impegnato per rientrare, oggi è giusto che lui abbia fatto gol.